A 100 anni dalla nascita, ha ricordato lo scrittore Albert Camus alla Biblioteca Nazionale di Potenza. E cambiamo argomento. A conclusione della mostra dedicata ad Albert Camus, a 100 anni dalla nascita alla Biblioteca Nazionale di Potenza, mattinata di letture e riflessioni sull'opera dell'intellettuale franco-algerino con i ragazzi delle scuole superiori. C'era per noi Cinzia Grenci. Un giornalista, un filosofo, uno scrittore, un drammaturgo. Albert Camus, premio Nobel, ha raccontato in diversi modi nella prima metà del Novecento l'angoscia della dicotomia tra l'ordine e la bellezza del cosmo e la fragilità dell'uomo, straniero, per citare una delle sue opere più note, nel mondo. Un approccio cupo con la vita, eppure non privo di una sua poetica speranza. E questo è il messaggio che il professor Yves-Philippe Raoult ha cercato di trasmettere agli studenti di alcune scuole superiori del Potentino, accompagnati dai loro insegnanti di lingua straniera, che stamane hanno partecipato all'iniziativa organizzata dalla Biblioteca Nazionale di Potenza a conclusione della mostra dedicata all'intellettuale franco-algerino a 100 anni dalla nascita. Una mattinata di letture e riflessioni sulla vita e la produzione di questo appassionato e tormentato paladino della libertà, dei diritti e della giustizia che, come tutti i grandi classici, ancora oggi per le nuove generazioni tante cose da dire. Tra i relatori anche Hamza Zirem, scrittore e poeta algerino da tempo residente nel capoluogo lucano, che ha parlato del Camus forgiato dall'esperienza vissuta nei suoi primissimi anni di vita nel paese africano come parte di una minoranza, quella europea, e poi divenuto di fatto cittadino di un'unica patria, quella letteraria. Durante l'incontro con i giovani sono stati anche proiettati estratti del film Vivre avec Camus, una sorta di viaggio tra le testimonianze dei lettori di ogni età e condizione sociale segnate dall'opera e dal pensiero dello scrittore.